Dice SUV, lui dice Cabrio. La soluzione c'è ed è qui con me. Oggi sono in compagnia della Range Rover Evoque Cabrio 2000 da 240 cavalli, trazione integrale, ma look da vera sportiva. Avviciniamoci per conoscerla meglio. Andiamo quindi a conoscerla da vicino, questa Range Rover Evoque Cabrio. Esternamente molto bello il dettaglio dei fari opzionali full LED, molto belli i cerchi da 20 pollici con finitura nera. Altezza da terra tipica del SUV, ma per il resto siamo a tutti gli effetti su una Cabrio. Dentro grande qualità per quanto riguarda gli assemblaggi, troviamo pelle sia sulla plancia che sui pannelli porta. Al centro della plancia il sistema di infotainment che monta quelle che sono le ultime tecnologie di casa Land Rover. Al di sotto del sistema di infotainment trova spazio il climatizzatore Bizona, molto semplice e intuitivo nell'utilizzo. Questa è la parte della plancia che risente maggiormente del trascorrere degli anni. Troviamo ancora il lettore CD, cambio automatico 9 rapporti ZF, ampio spazio per riporre le nostre bottiglie con questo portabicchieri ben rifinito in gomma e sul fondo con questa finitura in alluminio spazzolato. Ancora il comando per l'apertura della capote, bracciolo centrale di dimensioni contenute. Al suo interno però abbiamo due ingressi USB 3.0, l'accesso HDMI e lo slot per la nostra SIM, tramite la quale possiamo utilizzare i servizi live del sistema di infotainment, ad esempio la navigazione internet. E poi ancora il selettore per andare a impostare le varie modalità, quindi sterrato, neve, sabbia, tutte le condizioni quindi a portata del nostro Range Rover Evoque Cabrio. Il tachimetro non è digitale, c'è però al centro un ampio schermo a colori che ci va a replicare tutte le informazioni che riguardano la marcia piuttosto che gli assistenti alla guida. Uno sguardo al volante, insomma, non è in linea con quelli che sono gli ultimi volanti che troviamo ad esempio a bordo di Range Rover Velar, però indubbiamente un volante molto valido che ci dà accesso a tutte le funzioni, compreso il Cruise Control, che su Range Rover Evoque Cabrio è adattivo. Eccomi allora al volante del Range Rover Evoque Cabrio. Il motore di questa prova è il 2000 diesel da 240 cavalli, una vettura assolutamente ben piazzata a terra, complice l'importante stazza, siamo vicini alle 2 tonnellate, una vettura che però nella dinamica di guida è assolutamente confortevole. Il tetto è un multistrato, quindi a capote chiusa la differenza rispetto alla Evoque classica non è così marcata. Le sensazioni di guida sono positive perché Evoque Cabrio è 3 porte, quindi il passo è più contenuto, il motore quindi riesce a scaricare la potenza a terra, parliamo di 500 Nm di coppia. Molto valido il cambio 9 rapporti ZF, un cambio che riesce ad accompagnare la dinamica di guida grazie anche alle palette che abbiamo dietro al volante, che quindi ci permettono di impostare la reattività maggiore o minore. Comunque la vettura in preselezione tende sempre a andare a marcia bassa, quindi a favorire lo scatto da fermo, la massa quindi è importante e quindi anche il cambio si regola di conseguenza. Nel tunnel centrale trovano posto i comandi per la preselezione delle varie modalità, quindi neve, sterrato, sabbia. Il preset è molto valido perché poi va a dare la distribuzione
della coppia anche all'asse posteriore, quindi abbiamo un integrale molto valido, che è quello che quindi conosciamo in casa Range Rover. Range Rover Evoque Cabrio monta una dotazione molto ricca in termini di assistenti alla guida. Parliamo quindi di cruise control adattivo, la vettura va a seguire la velocità che le abbiamo preimpostato, si regolerà automaticamente laddove ci sia davanti a noi un veicolo più lento e quindi terrà la distanza che noi le abbiamo preimpostato. Abbiamo il sensore dell'angolo cieco in corrispondenza degli specchietti laterali, abbiamo quattro videocamere che inquadrano a 360 gradi l'auto e quindi ci permettono di avere una visuale ottimale soprattutto in città. Parliamo anche di sensore per quanto riguarda l'attenzione del conducente, quindi l'auto avverte il conducente magari distratto e quindi a tornare a prestare un occhio alla guida. Però tre principali difetti che vi voglio segnalare sul Range Rover Evoque Cabrio. Il primo è indubbiamente legato al prezzo. Per mettere in garage la vettura così come l'avete vista in questa prova servono circa 83.000 euro. Accessori davvero tanti, distribuiti sia all'esterno dell'auto, per esempio i proiettori full LED che comunque mi sento di consigliare, sia all'interno della vettura, parliamo ad esempio dei sedili in pelle integrale Windsor. Secondo difetto è legato alla visibilità posteriore. A capote chiusa il lunotto è estremamente contenuto, difficile quindi in assenza del validissimo aiuto di retrocamera e sensore di parcheggio capire cosa succede dietro l'auto. Terzo difetto, i consumi. Il 2000 turbo diesel da 240 cavalli eroga 500 Nm di coppia, però la stazza della vettura si avvicina alle 2 tonnellate complice la trazione integrale. Con una guida attenta è difficile quindi fare meno di 8,8 litri ogni 100 km. Molto comodi i sedili, interni quindi in pelle integrale Windsor, sono riscaldati e regolabili elettronicamente per quanto riguarda tutte le varie impostazioni, avvicinamento, allontanamento, possiamo sollevarli, il supporto lombare anche lui settabile, poi ci sono tre memorie, quindi possiamo andare a presettare quelle che sono le nostre preferenze per quanto riguarda i sedili e quindi averle sempre in memoria. Impianto audio Meridian, 600 watt di output, quindi un impianto davvero importante per quanto riguarda le capacità, un impianto che possiamo poi andare a settare direttamente dal sistema di infotainment, quindi impostando le nostre preferenze. Lo spazio per chi siede dietro non è tantissimo a livello delle gambe e non è neanche molto generoso a livello della testa, perché comunque Evoque Cabrio continua a proporre il suo design da coupé. Non mancano due bocchette per il clima e non mancano anche qui le casse dell'impianto audio Meridian, c'è comunque il bracciolo centrale e una pratica retina dietro i sedili anteriori. Sedili che tornano quindi in posizione elettronicamente. Capot che si apre e chiude in pochi secondi utilizzando il comando che si trova all'interno del tunnel centrale. Sul Range Rover Evoque Cabrio la capote rientra completamente all'interno del bagagliaio dell'auto, quindi il bagagliaio è indubbiamente sacrificato, c'è un accesso non particolarmente ampio, una abitabilità anche contenuta, al di sotto trova posto la ruota, il ruotino di scorta, insomma ruotino fino a un certo punto, perché comunque le dimensioni anche non sono contenute. Questa era la prova della Range Rover Evoque Cabrio, commentate, ditemi la vostra, non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube e noi ci troviamo sempre qui per la prossima recensione.